Ospite della puntata di oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone in collegamento da Busto Arsizio. È stato il giovane prete, il prete giovane, così lo definisco, ossia Don Alberto Ravagnani, famoso nonché stimato youtuber, collega quindi, chiamiamolo collega, ma non nel lavoro, non nel mestiere, che ovviamente si trova sul tubo da ormai molti anni, che fa video che hanno un successo davvero clamoroso. Il 28enne, il giovane sacerdote, 28 anni di età, molto famoso nei social network, ha parlato del rapporto con i giovani, ma anche l'impegno nel rapporto per cercare di stare vicino a loro stessi. Ha fatto sapere che lui impara dai giovani ogni giorno che passa, grazie anche all'oratorio, ma anche nel voler accompagnare questi giovani nell'impegno, chiamiamolo sociale e civile, che può esserci. E soprattutto il sapersi mettere in gioco, che lui stesso, Don Alberto, va a mettere ogni giorno di tempo. Lui stesso si è accorto della chiamata in oratorio, doveva prestare aiuto a Dio, voleva essere lo strumento di Dio, il pennello, la matita, così può essere definita, e ha voluto fare questa scelta, una scelta oculata e al tempo stesso di grande importanza. E poi ha parlato anche del rapporto con i genitori, che non erano proprio felicissimi all'inizio, quando sono venuti a conoscenza del fatto che il giovane Alberto aveva voglia di diventare un prete, aveva voglia di diventare un sacerdote, aveva voglia di mettersi, o meglio, indossare l'abito talare, abito che adesso gli è valsa una, chiamiamola, fama, una popolarità davvero immensa. Infatti, pensate, questo ragazzo giovane, 28 anni di età, ha una marea di iscritti qua su YouTube. Ecco, c'è da imparare da un ragazzo giovane come questo, un ragazzo veramente simpatico, socievole, alla mano, umile, un ragazzo che ha scelto di fare un impegno di vita biografico, meglio biologico, di rilevante importanza. Beh, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e complimenti al buon Don Alberto Ravagnani. Sia ben chiaro, caro Don Alberto, questo video che ho fatto oggi non vuole ledere la tua privacy, ma solo informare eventuali esseri umani. Ciao a tutti da Leandro, il narratore italiano.